presidente della Toscana Enrico Rossi ad Arezzo per gli stati generali dell'oreficeria. Affari in fiera, bilancio discreto per la prima edizione, ma si guarda già al 2015. Power Crop, il TAR rinvia l'udienza al 30 gennaio, Castiglion Fiorentino ribadisce il suo no alla centrale a biomasse. La battaglia di Scanna Gallo rivive in Piazza Grande, successo per la 58esima edizione di Foto Antiquaria. Monna Lisa Softball, la formazione allenata dal coach Borzelli, vince la Coppa Italia. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. In apertura del nostro telegiornale, il presidente della Toscana, Enrico Rossi ad Arezzo, per gli stati generali dell'oreficeria, nuovo slancio al settore con i mutui in oro e prestito d'uso. Dopo 3 anni torna ad Arezzo gli stati generali dell'oreficeria con il presidente della regione Enrico Rossi. Qual è l'importanza di questo momento per il vostro settore? Beh, l'importanza è dare un segnale forte che ci siamo ancora, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, nonostante il credit crunch, gli orafi di Arezzo ci sono sempre e hanno voglia di ripartire. In questo hanno a fianco la regione. Noi aiutiamo il prestito dell'oro, lo garantiamo attraverso confidi e per ogni 5 kg c'è un impegno ad assumere un lavoratore. La situazione non è semplice, ma penso che può essere un aiuto anche simbolico che noi diamo all'industria, a chi lavora all'oro, e in questo modo però li stimoliamo anche ad assumere un po'. Questo nuovo provvedimento darà un impulso di oltre 2 tonnellate di oro nuovo da reimmettere nelle aziende, in particolare nelle aziende che creeranno nuovi posti di lavoro. Noi abbiamo già preadesioni per circa 150 nuovi posti e vogliamo arrivare a 300 nuovi posti nell'arco dei prossimi 2 anni. Credo che ci siano tutte le condizioni perché questo sia un primo passo in un rilancio complessivo del settore orafo. Noi abbiamo in questa regione un pezzo dell'imprenditoria che ha reinvestito gli utili, che ha reagito alla crisi, che ha dato lavoro e noi vogliamo essere a fianco, magari anche simbolicamente, ma vogliamo essere a fianco di questa imprenditoria. Ce n'è un'altra che invece ci piace di meno, si è ritirata nella rendita, magari qualche volta ha fatto anche fallimento, ma viaggia in Porsche. Una giornata di sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo anche ad Arezzo. A promuoverla per venerdì 3 ottobre è il Comune di Arezzo, capofila del progetto SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati gestito da ARCI, Comitato Regionale Toscano. L'occasione è la prima giornata della memoria e dell'accoglienza, organizzata dal Comitato 3 ottobre e dal Comune di Lampedusa e Linosa, a ricordo della strage dei 368 migranti morti nelle acque dell'isola siciliana il 3 ottobre del 2013. L'iniziativa di commemorazione organizzata dal Comune di Arezzo si terrà alle 18 presso il monumento di Largo Inigo Campioni, nello spazio verde antistante la sede aretina dell'ACI. Qui, dopo i saluti dell'autorità, verranno letti brani dedicati al tema dei rifugiati. Affari in fiera, di bilancio discreto per la prima edizione e adesso si guarda già al 2015. Prima edizione della manifestazione Affari in fiera, caratterizzata da numerosi eventi, numerosi stand. Com'è andata? Ma direi andata bene, siamo stanchi ma siamo contenti del risultato. È una prima edizione, quindi dobbiamo ancora tarare un po' di cose, ma abbiamo cominciato a lavorare molto bene, credo, col territorio. E questa per me è la base, diciamo, di un buon futuro. Come si lavorerà? Quindi si pensa già al futuro, anche per le prossime edizioni? Assolutamente sì, si pensa al futuro e si pensa a un futuro sempre di più con le associazioni di categoria. Quindi appena noi siamo abituati a lavorare di anno in anno, quindi non lavoriamo mai, come dire, di mese in mese, quindi vorremmo cominciare a fare un po' di incontri con le associazioni di categoria per capire quali sono i piccoli cambiamenti da fare per rendere sempre di più la fiera per il territorio. Il Comune di Arezzo ha partecipato alla manifestazione Affari in Fiera con uno stand e con numerose iniziative organizzate. Qual è il bilancio?
Io direi un bilancio positivo, interessante, perché ha dimostrato che anche in una manifestazione particolare in cui si parla di shopping la si può legare anche a temi di interesse per la città, quindi insomma come spaziando dal volontariato fino ai temi ambientali, sviluppo sostenibile, quindi insomma voglio dire un calendario ricco di iniziative e poi anche la presenza allo stand che ha permesso anche di essere un'interfaccia con i cittadini, il famoso front office, ecco il comune che esce dal comune, un comune fuori dal comune che viene dove ci stanno, dove sono i cittadini e si offre quindi per dare risposte, ricevere critiche, suggerimenti e riflessioni. La prima edizione della manifestazione Affari in Fiera com'è andata? Ma io credo che, come dire, questa appunto era la prima edizione, una novità per Arezzo perché una manifestazione di questo tipo non si era mai svolta, quindi evidentemente siamo anche in una fase di rodaggio, credo che alcune cose debbano essere ripensate e migliorate, credo che, come dire, ci siano stati elementi positivi e altri da rileggere. Il 44% dei pensionati vive in condizioni di semipovertà, con una pensione inferiore a 1.000 euro lordi mensili, e nell'ultimo anno è cresciuto del 22% il numero dei pensionati caduti nella povertà assoluta. Questo l'allarme lanciato da Angelo Galletti, presidente provinciale di ANAP Confartigianato, che citando i dati Istat sollecita il governo a prendere gli opportuni provvedimenti. Sono oltre 800.000 i pensionati oltre i 65 anni, sottolinea Galletti, che non dispongono dei mezzi necessari per accedere ai beni essenziali per vivere. Occorre che l'Italia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Carta Sociale Europea, prosegue il presidente aretino di ANAP, adegui gradualmente i trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito medio nazionale, cioè da 500 a 650 euro mensili. Powercrop, il TAR rinvia l'udienza al 30 gennaio, Castiglion Fiorentino ribadisce il suo no alla centrale a biomasse. Avanti e compatti e senza tentennamenti, così l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino conferma il proprio secco no al progetto presentato da Powercrop per l'ex zuccherificio Sadam, all'indomani della decisione del TAR della Regione Toscana di spostare al 30 gennaio 2015 l'udienza sul ricorso presentato dall'azienda. Al centro del contenzioso, il polo delle energie rinnovabili che Powercrop vorrebbe far sorgere in località Cabittoni, al confine tra il comune di Castiglion Fiorentino e quello di Arezzo. Contro la centrale elettrica a biomasse si era schierata lo scorso aprile la Conferenza dei Servizi della provincia di Arezzo, dopo un lungo iter di ascolto di enti pubblici, associazioni di categoria, comitati ambientalisti, sindacati, oltre che con l'azienda e la cittadinanza. Il parere negativo è stato ripreso dalla delibera della giunta provinciale, verso la quale è stato presentato ricorso al TAR da parte di Powercrop. Lo scorso 7 agosto i sindaci della Val di Chiana, esclusa Civitella, e quello di Arezzo espressero nuovamente la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto. Nel documento sottoscritto dagli amministratori si sosteneva che la centrale avrebbe avuto ricadute negative in tutta la Val di Chiana, sul piano sanitario, ambientale, paesaggistico, storico, culturale e anche lavorativo ed occupazionale. Oggi, alla notizia del rinvio dell'udienza, la giunta Agnelli dichiara di mantenere la barra dritta, confermando l'impegno assunto con il documento di agosto, rafforzato dalla lettera che tutti i capogruppo consiglieri castiglionesi hanno inviato sempre ad agosto ai parlamentari aretini in merito alla possibile nomina di un commissario da parte del Ministero. Gli avvocati incaricati fanno sapere dall'amministrazione del Cassero stanno valutando le prossime azioni in vista dell'udienza davanti al giudice del TAR. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri di Cortona lo hanno trovato senza patente, assicurazione e revisione. È stato denunciato in stato di libertà un 54enne residente in Val di Chiana che lo scorso 21 settembre è stato fermato a Fogliano della Chiana alla guida di un'auto, ma sprovvisto della patente che gli era stata revocata nel 2003 dalla prefettura di Arezzo. Durante il controllo i militari hanno accertato inoltre che il mezzo non era coperto da assicurazione e non era stata effettuata la revisione scaduta nel 2010. La vettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.
il ruolo e il valore della partecipazione civica nelle scelte in ambito sanitario e sociale. Saranno questi i temi al centro di un dibattito pubblico organizzato per mercoledì 1 ottobre alle 21 a Castiglion Fibocchi presso la Sala del Giglio in via Guglielmo Marconi 1. L'incontro è organizzato da Cittadinanza Attiva attraverso la sezione di Arezzo del Tribunale per i diritti del malato con il patrocinio degli enti locali, tra cui l'ASL 8. L'incontro nasce dalla necessità di un confronto sempre più stretto e partecipato tra cittadini e responsabili delle aziende sanitarie, sottolineano gli organizzatori dell'iniziativa, e punta a costruire nuove forme di comunicazione per i pazienti e rendere i servizi più accessibili. La battaglia di Scannagallo rivive in Piazza Grande, successo per la 58esima edizione di Foto Antiquaria. Correva l'anno 1955. All'uscita dell'aeroporto di Ciampino a Roma, l'attore statunitense Harry Fonda posava con una macchina fotografica in mano. Domenica 28 settembre, a distanza di 59 anni, lo stesso modello era in esposizione in uno dei tanti stand della 58esima edizione di Foto Antiquaria, la più antica mostra a mercato di attrezzature fotografiche d'epoca. Complici il bel tempo e le miti temperature, la manifestazione, organizzata dal Fotoclub La Chimera con il sostegno di Confesercenti, richiamato sotto le logge basari di Piazza Grande ad Arezzo moltissimi appassionati e professionisti. Anche oggi, che il mondo della fotografia sembra più alla portata di tutti, con le camere automatiche e gli obiettivi inseriti negli smartphone e nei tablet, le attrezzature d'epoca, quando il digitale era ancora utopia, continuano ad esercitare un forte fascino sia sugli esperti che sui neofiti. Ad attirare l'attenzione del pubblico due iniziative organizzate in occasione della manifestazione, in primis la rievocazione storica della battaglia di Scannagallo, che il 2 agosto 1554 vide fronteggiarsi l'esercito franco-senese al comando di Piero Strozzi e quello ispano-mediceo assoldato dal duca di Firenze Cosimo I de' Medici e comandato dal capitano di Ventura Gian Giacomo Medici. Le due fazioni si affrontarono sulle colline adiacenti il fosso di Scannagallo, nei pressi dell'attuale Fogliano della Chiana, e l'esito sfavorevole ai senesi segnò il declino della Repubblica di Siena, costretta ad arrendersi definitivamente al nemico nel 1559. E se i colori della storia non fossero bastati, nella sede del Fotoclub Chimera, sotto le logge Vasari, è stata allestita la mostra fotografica Casolari Toscani di Francesco Pagliai, nell'ambito della manifestazione Arezzo e Fotografia a cura della associazione Imago. C'erano i labari dei gruppi Fratres di tutta la provincia sabato scorso nel centro di Arezzo. L'occasione è stata la sesta edizione della festa dei donatori di sangue organizzata dal Consiglio Provinciale in stretta collaborazione con i due gruppi Fratres presenti in città. L'iniziativa ha permesso di riflettere sul tema della donazione di sangue, di cui il territorio aretino ha costantemente necessità. Durante l'evento sono intervenuti l'assistente spirituale provinciale, padre Giovanni Martini, e Luciano Verdiani, presidente regionale Fratres. Le delegazioni dei diversi gruppi della provincia di Arezzo hanno poi sfilato con i propri vessilli per le vie della città al suono della banda musicale della locale filarmonica Guido Monaco. Infine, la celebrazione nella Basilica di San Francesco, presieduta dal vicario generale Monsignor Giovacchino Dallara. Un evento per ribadire a tutta la cittadinanza l'appello a donare il sangue. E Banca Etruria apre le porte della sede storica. Per il 13° anno consecutivo l'Istituto di Credito partecipa alla manifestazione promossa dall'Associazione Bancaria Italiana Invito a Palazzo e sabato 4 ottobre offre una visita guidata alla sede di Arezzo in Corso Italia. Protagonista dell'evento sarà la mostra in anteprima del calendario 2015 di Banca Etruria, con le opere realizzate dall'artista Franco Fedeli. I sei quadri saranno infatti esposti nel Salone Liberty della sede storica. L'esposizione rimarrà aperta per tutta la giornata di sabato con orario 10-19 e nell'occasione è stata organizzata una visita guidata alle altre sale dell'edificio.
Un invito speciale è poi rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. A partire dalle 15:30 si terranno infatti visite e giochi didattici con l'iniziativa Scopri nelle carte la storia di un palazzo fatto ad arte. Monna Lisa Softball, la formazione allenata dal coach Borselli, vince la Coppa Italia. Tutti i dettagli nell'appuntamento del lunedì di Corner, l'angolo dello sport. Il palmarès del Monna Lisa Softball si è arricchito grazie all'impresa ottenuta dalle ragazze di coach Fabio Borselli, che hanno conquistato il trofeo più prestigioso della loro storia sportiva. La squadra femminile del BSC Arezzo è riuscita a conquistare la Coppa Italia di Serie A2. Un successo, quello ottenuto a Bologna contro l'Eagles Roma, che rappresenta il coronamento di un percorso di crescita del softball made in Arezzo. È stata veramente una vittoria dell'organico, una vittoria maturata attraverso buon gioco, feeling, ottime scelte da parte dello staff tecnico, che non sono solamente io naturalmente, e le ragazze hanno risposto benissimo a tutte le richieste fatte. Credo che sia stata veramente la vittoria del collettivo. Contro le giocatrici della Roma, vincitrici del campionato di A2, la formazione del Monna Lisa ha espresso un ottimo gioco, costringendo le avversarie alle riprese supplementari. La vittoria del titolo per le aretine è però arrivata successivamente con il verdetto del giudice sportivo. La finale è stata infatti caratterizzata da una irregolarità da parte della Roma. Eravamo agguerriti noi come la Roma e siamo state pari fino al quinto inning e poi è bastato un loro errore tecnico che ha portato noi alla vittoria assicurata. Quindi la partita non si è conclusa al quinto inning, è terminata. Però noi in una piccola parte di noi sapevamo già che la vittoria era nostra e quindi niente, abbiamo esaurito fin da subito. Nonostante la stagione sia conclusa e la lunga pausa invernale sia ormai alle porte, le giocatrici del Monna Lisa mantengono alta la concentrazione e guardano già alla prossima stagione. Ci sarà voglia di ripartire da capo, ci sarà voglia di provare a fare ciò che quest'anno non ci è riuscito. Chiaramente dobbiamo fare i conti con magari nuovi giocatori, giocatori che invece se ne sono andati, ancora insomma, è tutto molto incerto per il futuro, chiaramente perché la stagione è appena finita, la rosa cambierà sicuramente, però la voglia di far bene c'è da subito anche per il prossimo anno. Intanto, per permettere alla realtà aretina di softball di continuare ad ottenere importanti risultati, la società punta al potenziamento del settore giovanile. Speriamo nei prossimi anni di ottenere l'iscrizione al campionato di una squadra ragazze e una squadra cadette, e in maniera tale da avere un ricambio generazionale anche con queste ottime atlete che hanno vinto questi importanti trofei. E proseguiamo a parlare di softball perché in casa Monna Lisa continuano ad arrivare successi e non soltanto grazie alla formazione che milita in A2. Dopo il campionato anche la Coppa. L'Under 21 femminile del Baseball Softball Club Arezzo ha monopolizzato il softball toscano vincendo tutti i titoli regionali in palio in questa stagione sportiva. Il successo in campionato è stato infatti seguito da quello in Coppa Toscana con il Monna Lisa Softball che domenica ha sollevato l'importante trofeo dopo aver vinto per 3-0 la finalissima contro le storiche rivali della Sestese. A pochi giorni dalla vittoria della Coppa Italia di Serie A2, il softball aretino si è così confermato come una realtà d'eccellenza e senza rivali nel resto della Toscana. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul nostro sito internet www.tsdtv.it. Arrivederci.